Gesù si allontana in quel tempo, oggi, forse sono anni che Gesù si allontana davanti a noi, che sembra non fermarsi, non aspettarci, non tenerci in considerazione. È possibile che sono giorni, mesi, è un tempo lunghissimo che Gesù sembra sfuggirti, che i tuoi desideri non riescono proprio a compiersi, desideri di bene, non la morte della persona che non sopporti, no, i desideri di bene, i desideri di pace, i desideri di conversione anche, tua e degli altri. Gesù si allontana perché ci ama. Gesù si allontana per attirarci dietro a Lui, per farci allontanare dalla mentalità mondana, perché possiamo convertirci, metanoia, cambiare mentalità, forma di pensare. Non c'è un amore più grande di quello del Signore che si allontana davanti a noi. In avvento abbiamo bisogno di questa luce, perché per scendere al fondo della nostra vita, al fondo della nostra realtà, Gesù deve illuminarla. Questo significa che si allontana da noi. Se ci vuole strappare dalle menzogne, dalle situazioni nelle quali noi stiamo, disancorare, liberarci dai compromessi, dalle realtà incrostate, incancrenite, spesso nascoste, diventate così un'abitudine per noi che neanche ce ne rendiamo conto, ma che ci impediscono di vedere il suo volto. Allora, come si impara a vedere il volto di Cristo? Perché i ciechi sono immagini di quelli che non vedono, sono immagini dei pagani, di chi va nella vita senza discernimento, senza sapere dove va, senza poter guardare il volto dell'altro, senza poter vedere davvero il volto dell'altro. Sai cosa vuol dire vedere il volto di tua moglie? Vuol dire vedervi Cristo, vedere in tua moglie Cristo, vedere in tuo figlio Cristo, vedere nei tuoi genitori Cristo, vedere in tua madre Cristo, vedere nel tuo nemico Cristo, vedere Cristo nella vita, nei fatti, nel lavoro, nei colleghi di lavoro, nella malattia, nella precarietà economica, nella difficoltà. Chi, a differenza di Disma, il ladrone pentito, il ladrone buono crocifisso con Cristo, è come il ladrone cattivo e perverso, non vede sulla croce il Messia, non vede sulla croce a fianco alla sua Cristo faccia a faccia, in ogni evento, in ogni istante della sua vita, è cieco. E questa è probabilmente la nostra situazione anche oggi in questo avvento. Abbiamo forse visto qualcosa in quella relazione, ma paf, il Signore va più in là. Non lo vedi, non lo trovi, come la sposa del Cantico dei Cantici che sente avvicinarsi lo sposo, si alza in fretta e lui non c'è più. E si deve vestire e correre dietro a lui, perché il Signore sempre passa più là, sempre ci attira da una precarietà all'altra, da una croce all'altra, da un problema all'altro. È Lui che ci attira dietro a sé per incontrarci, per farci scoprire la verità, che non soffriamo per quello che ci accade, ma per quello che esce dal nostro cuore. Ci attira nel deserto come ha attirato il popolo per sedurlo e parlare al suo cuore. Vuole parlare al tuo cuore in questo avvento, come in ogni giorno della tua vita. Tutto ciò che ci accade, la cecità di oggi, il fatto che non riesci a capire nulla, non vedere nulla nella tua vita, è il segno che Lui vuole stare in intimità con te, vuole parlare al tuo cuore, vuole attirarti in un luogo intimo, nella sua casa. Per questo che dobbiamo fare? Seguirlo e gridare insieme al fratello che non vedo. Questi due ciechi non si vedevano l'uno con l'altro, segno di Adamo ed Eva dopo il peccato, che non possono vedersi, si coprono, hanno paura l'uno dell'altro. Questo significa non vedere, non vedere le difficoltà, non vedere le sofferenze, non vedere la realtà dell'altro e quindi la incapacità di amarlo, di accoglierlo così com'è. Per questo, seguendolo, anche ciechi, si impara ad aprire gli occhi, perché a poco, gridando sempre più forte, pur senza capire nulla, pur senza vedere ancora nulla. Questi due erano ancora ciechi mentre seguivano il Signore, ma questo non impedisce né di gridare né di seguire il Signore. Anzi, si grida perché si è ciechi, si segue il Signore perché non hai più nessuna speranza, non vedi nulla nella tua vita. Questo gridare seguendo il Signore è il cammino che ci conduce alla fede adulta, alla fede che apre gli occhi. Dice il Signore, sia fatto secondo la vostra fede. Qual è la fede di questi due ciechi? Camminare dietro a Cristo gridando. Ecco come si impara a vedere. Si impara a vedere il volto di Cristo camminando dietro a Cristo, appoggiandoci alla fede della Chiesa. Siamo ancora ciechi, non vediamo il senso di questa sofferenza, ci appoggiamo alla Chiesa che ci sostiene e ci fa camminare dietro al Signore. Questo è il vero e autentico cammino dell'umiltà, che ci strappa a noi stessi, al nostro
ego, al nostro capire tutto, al nostro voler possedere tutto, situazioni, persone, cose. Camminare appoggiati al discernimento della Chiesa, obbedendo alla Chiesa che ci dice ora a destra, ora a sinistra, ora a dritto, o il passo mettilo qui, il passo mettilo là. E lo possiamo fare perché abbiamo capito di essere ciechi, che i nostri criteri non ci hanno portato da nessuna parte, solo al fallimento. Per questo possiamo appoggiarci e obbedire alla Chiesa anche se non capiamo e se forse il nostro uomo vecchio ci dice dentro che sono tutte follie, tutte stupidaggini, cose irrealizzabili ciò che la Chiesa ci annuncia, il suo magistero ci illumina, perché la Chiesa è la nostra vera madre che ci accompagna nella nostra piccolezza, che inciampiamo, che cadiamo, che non sappiamo dove andare, e ci prende per mano per portarci fino alla casa, al luogo dell'intimità con Cristo, per ascoltare nel profondo del nostro cuore la sua parola e dare la nostra testimonianza di fede, cioè appoggiare la nostra vita completamente a Lui, perché apra i nostri occhi su di Lui, sul suo amore rivelato nella sua croce gloriosa, e così poter vedere chi c'è accanto e stendere sulla nostra vita, sulla stessa croce che oggi ci inchioda e che non capiamo, in offerta di amore per gli altri. Così, anche se la realtà non cambia, anche se sono ancora malato, anche se mio figlio sta ancora in quella situazione, anche se il mio matrimonio, anche se il mio lavoro è quello che è, il mio cuore cambia completamente, perché come Giacobbe ho conosciuto la mia debolezza e il potere di Cristo di tirarmi fuori, di risuscitarmi dal luogo dove stavo mendicando, dove stavo senza vedere nulla e senza speranza, il potere di attirarmi così come sono, peccatore cieco, dietro a Lui attraverso la Chiesa. Questo è l'amore di Dio, questa è l'esperienza che nutre, alimenta e fa crescere la nostra fede. L'annuncio che abbiamo ascoltato, perché la fede viene per la predicazione, che sta passando Cristo nella nostra vita come sta passando oggi, che si realizza nel riscattarci e farci camminare dietro a Lui nella Chiesa, dove crescere nella fede che mi fa cambiare il mio modo di vedere i fatti, i miei occhi si aprono nella fede per discernere negli eventi, l'amore di Dio che umilia il mio uomo vecchio e si dona a me al punto di trasformarmi in Lui e di farmi un altro Cristo, un testimone autentico dell'amore di Dio che mi fa vedere e amare l'altro che prima neanche vedevo, come questi due ciechi che non possono trattenere in se stessi l'opera meravigliosa del Signore. Allora coraggio, in questo avvento, come ogni giorno della nostra vita, siamo chiamati a gridare dal profondo della nostra cecità, dal profondo della nostra sofferenza, e seguire Cristo balbettando i nostri passi malfermi, appoggiati alla fede della Chiesa, ai nostri pastori, ai catechisti, a chi ci ha preceduto nella fede, per arrivare a casa nell'intimità più profonda con Cristo, che non è un luogo fisico ma l'esito di un cammino di conversione, di purificazione, dove finalmente spogliati dell'uomo vecchio e accettando la nostra cecità, possiamo entrare in un dialogo vero e autentico con lo sposo, ascoltare la sua domanda e rispondergli con le parole della fede. Credi tu, insieme a questo fratello con il quale sei venuto dietro a me, che io posso ridarvi la vista e posso ricostruire il vostro matrimonio, posso ricostruire la vostra relazione nell'amore? Credete voi che io posso fare di due universi opposti e lontanissimi una sola carne? Nella mia vittoria sulla morte e sul peccato, nella mia risurrezione? Credete che oggi la risurrezione possa arrivare a voi perché sulla croce possiate anche voi amarvi come io vi ho amato? Credi tu che io ti amo al punto da cambiare il tuo cuore perché tu possa entrare oggi nella storia, nella croce che ti aspetta? Tu credi che io posso cambiare così radicalmente il tuo cuore da farti un uomo che è capace di amare sino in fondo chi gli è accanto, perdonando, offrendosi, amando il nemico? Credi che io posso darti questa vita sovrabbondante, la vita eterna? Cioè, credi che io sono morto e risorto per te? Gesù non lo può dire all'inizio. Gesù deve indurre, scatenare, deve liberare questo grido. Allora seguiamolo in questo avvento. Prima o poi ascolterai nella sua intimità, nella sua casa, nella sua famiglia, questa domanda decisiva. Allora, nella sua casa, lo potrai dire sì, lo credo, perché ho camminato dietro a te per tanto tempo, ho gridato e ora ho trovato l'unico al quale deporre la mia angoscia, la mia solitudine, i miei peccati, il mio dolore. Ho sperimentato che solo a te
posso consegnare il mio grido nella certezza che tu lo accogli e compi in me il miracolo di aprire i miei occhi sul tuo amore. Questa è la fede, sapere a chi consegnare la propria vita. Sì, Signore, credo che tu puoi aprirmi gli occhi sul tuo amore, che io lo possa vedere in tutti i fatti e in tutte le persone. Questo è il Natale, questo è riconoscere Dio in un bambino, in una mangiatoia, in una stalla maleodorante, riconoscere Dio nella tua vita.